Affari Italiani è con Margherita Bianchini, vice direttore generale e responsabile diritto societario di Assonime, associazione delle grandi società italiane di capitale. A lei chiediamo quant'è l'attenzione delle imprese italiane all'etica. È una domanda difficile perché l'impresa non si occupa di etica ma di profitto e quindi occorre trovare l'unione tra questi due temi. Il te, messa così, sembra brutale, in realtà negli ultimi anni ci si è accorti che l'impresa che opera in un contesto sociale, territoriale, a volte anche multinazionale, quindi con un decentramento produttivo che impone delle regole, deve fare i conti anche con rispetto di regole più ampie rispetto a quella a quelle che portano alla massimizzazione del valore per gli azionisti. Il tema è complesso, nel nostro ordinamento ci sono due aspetti che presidiano alle regole di buon comportamento dell'impresa. Uno, un aspetto è quello del governo societario e quindi l'attenzione al controllo sui rischi d'impresa, alla remunerazione degli amministratori, al governo societario dell'impresa intesa appunto come minimizzazione del rischio d'impresa e di impatto dei danni che si possono creare con l'attività di impresa. Questo è un profilo in cui secondo me la nostra legislazione è molto avanti, anche perché siamo vincolati da aspetti di armonizzazione di diritto europeo che ovviamente hanno guidato e anche di globalizzazione delle regole, e questo è un lato. L'altro aspetto è che nel nostro ordinamento si affaccia sempre di più una politica del diritto che impone all'impresa di darsi da fare sulla prevenzione degli illeciti e imponendo anche delle sanzioni penali o amministrative di serio peso. In questo caso il famoso decreto legislativo 231 del 2001 è stato per la prima volta introdotto il tema dell'etica nell'impresa basandola su un meccanismo premiale. Se l'impresa si comporta bene, si dà delle regole, l'impresa non risponde penalmente di un'attività di impresa, anche se si pone in essere un reato. Questa è stata la prima volta in cui le imprese si sono confrontate col tema dei codici etici in maniera autoritativa, e cioè non in via di autodisciplina o di autoregolamentazione, ma in via attraverso la legge. E quindi questo è un tema in cui le imprese hanno un po' fatto fatica a sensibilizzarsi e a unire questi due profili. Di sicuro però non posso dire che le imprese italiane non abbiano, appunto attraverso regole stringenti di governance, non abbiano contatto con il tema dell'etica di impresa, l'etica dei comportamenti. Un tema complesso che, ripeto, ha radici di varia natura, soprattutto di fonti, quindi un conto sono le regole che vengono imposte dalla legge, un conto sono le regole di autodisciplina. L'autodisciplina in Italia è molto forte, le imprese è stata una strada aperta che ha portato a tante modifiche legislative, peraltro i recenti scandali finanziari e quindi questa crisi di fiducia degli investitori nel mercato ha portato grandemente, profondamente ad interrogarsi sull'adeguatezza delle regole stesse. Io direi però che oggi il complesso delle regole dettate in materia di governo societario, dal codice civile, dal testo unico sulla finanza e dai regolamenti dell'autorità di vigilanza danno un panorama abbastanza rassicurante. Il problema è sempre quello dell'applicazione, ma questo è un tema più ampio. Ecco, ma quanto poi sono applicate queste norme? Quanto le imprese rispettano la legislazione vigente e sui codici etici di autoregolamentazione? Anche lì a che punto siamo? Servono davvero i codici etici? Le imprese rispettano le regole, soprattutto le imprese che stanno sul mercato, perché la sanzione è forte ovviamente, quindi è una regola di vita o di morte, quindi tendenzialmente le regole sul governo societario eccetera che sono imposte dalla legge e applicate dall'autorità di vigilanza sono rispettate, salvo casi di vera frode, ma questo entriamo in un altro campo. Per quanto riguarda il tema dei codici etici, il tema è un po' più delicato, nel senso che l'idea, per soprattutto appunto quel decreto che ho citato prima, che consente all'impresa di non essere responsabile laddove abbia posto in essere un'organizzazione efficiente che consente efficacemente di prevenire il rischio di impresa, ha posto in campo l'obbligo di dotarsi di un codice di comportamento complessivo.
Il codice etico in sé, diciamo, ripeto, il problema è che l'etica non è avvertita come sostanza necessaria nella vita d'impresa, perché c'è questo conflitto costante che parte dall'origine dell'impresa stessa ad oggi, che c'è tra la giustificazione in sé dell'attività di impresa nel fare profitto e l'aspetto, diciamo, etico, e quindi di occuparsi degli altri, dell'utilità sociale. Non è ritenuto obbligatorio allo stato delle cose, delle regole per le imprese, occuparsi anche della collettività in senso ampio. Ciò non toglie che il tema dell'etica, quando è collegato a un beneficio diretto dell'impresa stessa, un beneficio anche valutabile in termini economici oltre che reputazionali, produce dei risultati. E quindi qui il tema diventa di etica in senso proprio, ma di comportamento, in cui la visione dell'attività di impresa, dei benefici e dei rischi, si deve necessariamente ampliare, e qui l'impresa è sensibile. Ecco, i dati sono positivi, nel senso che è stata una buona scossa per le società per occuparsi di questi temi, quindi, diciamo, non sarei pessimista, anche se l'Italia, anche per motivi culturali oltre che economici, è sicuramente è un po' indietro rispetto agli altri su questi temi, ma teniamo presente che l'impresa, diciamo, oggi l'impresa italiana, cominciano a diventare sempre più grandi, a incontrarsi attraverso la multinazionalità con territori diversi che non garantiscono gli stessi diritti che sono garantiti nel nostro paese in tema di lavoro minorile, di presenza delle donne, eccetera. Cioè, voglio dire, è un fatto anche di apertura del mondo, che fa sì che a questo punto l'impresa, che di solito è abituata a un'eteroregolamentazione, debba passare a un'autoregolamentazione per far sì che passino i propri valori anche altrove, quindi un principio osmotico necessario.